Sì, il samba, perché in portoghese è maschile. Ma si può dire anche la samba. Allora, questo video doveva essere un insieme di stili di danza che farò più avanti. Ma quando ho visto quanto c'era da dire sul samba, mi sono detto, vabbè, allora a sto punto facciamo un video solo per questo. Quindi, cominciamo. Il nome Samba probabilmente deriva da Semba, che in angolano significa panciata, oppure sono l'unione di due parole africane che sono Sam paga e Ba ricevi. E come termine appare per la prima volta il 3 febbraio del 1838 nel giornale O Carapuseiro. Il Samba è uno stile musicale e di danza che nasce in Brasile a Salvador di Bahia, il porto dove venivano sbarcati gli schiavi africani. Alla sua formazione c'erano le tradizioni musicali di varie etnie africane, con ritmi mixati di altre religioni e popoli. L'origine del samba è strettamente legato anche alla formazione del cordon bleu, no, aspetta, del candomblé, una religione afro-brasiliana anch'essa nata dall'unione di varie etnie e religioni africane. Ma non è questa la sede in cui parlarne, non ci interessa. Andate sul canale di Grivit, che lui di sicuro ne sa di più di me. Nei testi del samba si ritrovano le divinità del cordon bleu, no, del candomblé. Non riesco a dire candomblé. Porca miseria. Il samba fu sviluppato sui morros, i colli dove gli emarginati costruirono le favelas, e divenne termine ufficiale di un certo tipo di musica dopo il 1917, quando fu inciso il primo disco, intitolato Pelo Telefone. Dopo il successo di questo disco, il samba uscì dai ghetti per arrivare a Rio de Janeiro, dando vita a varie scuole di samba. Ovviamente non finisce qui la storia, perché come sappiamo da uno stile ne possono nascere 8 milioni e qua non si fanno eccezioni e ho fatto pure la rima. I principali sono Samba de Roda, la cui storia è la stessa del samba tradizionale, era considerata una danza oscena e provocatoria, in quanto allude ad atti sessuali ed espliciti, ed era ballata principalmente nei giorni festivi. Questa samba, come suggerisce il nome, è la samba, ma in cerchio, perché de Roda vuol dire cerchio, ruota. Non è proprio la stessa cosa, però, non ci sono delle differenze. Le canzoni sono molto più liturgiche e molto più legate alla tradizione musicale africana. E i ballerini sono chiamati sambadeiras per le donne e sambadeiros per gli uomini, mentre nel samba tradizionale tutti i ballerini sono chiamati sambistas. Chi partecipa a questa danza ha una mossa particolare che si chiama umbigada, che significa ombelico. Chi sta all'interno del cerchio deve toccare l'ombelico della persona che vuol far ballare così da potersi scambiare. Chi sta sul perimetro o batte le mani oppure suona, mentre chi è all'interno del cerchio fa movimenti di anche gambe improvvisati. Dal 2005 la Samba de Roda è riconosciuta come patrimonio immateriale dell'umanità. Poi c'è il Samba de Coco, di cui so poco o niente, solo il nome, il Samba Cansao, che è un samba più melodioso e dal quale nasce il Bossa Nova, genere musicale nato ufficialmente specialmente nel 1958, con le musiche di Antonio Carlos Jobim, testi di Vinicius de Moraes e João Gilberto, che se la suonava e se la cantava. La bossa nova è un samba suonato molto soffuso, senza una particolare enfasi vocale, su un ritmo medio-lento. I primi compositori utilizzavano questa musica per esprimere idee, informare la popolazione e protestare contro alcuni eccessi politici che avvenivano in Brasile sul finire degli anni 50, inizio 60 del Novecento. Poi c'è un sottostile del samba chiamato batucada, caratterizzato da un ritmo ripetitivo e molto rapido, eseguito in gruppo ed è molto influenzato dalla cultura africana. Poi abbiamo il samba do enredo, che è una forma sviluppata nelle scuole di samba di Rio de Janeiro dopo la fine del 1920. Poi abbiamo il samba rock, genere musicale nato sul finire degli anni 60 del Novecento, fondato dal trio Mocotò e con la partecipazione di Jorge Ben, genere formatosi unendo le percussioni del samba come i tamburi con la chitarra elettrica e il basso elettrico. Vogliamo farci mancare anche il jazz samba? No! Nato nel 1962 da Stan Getz e Charlie Bird.
è una fusion tra il jazz e la bossa nova. Il nome deriva dal titolo del primo disco del genere. E concludiamo questo listone col samba reggae, genere musicale nato anch'esso a Baia nel 1985, che unisce il samba col reggae giamaicano. E mi sento un po' stupido a doverlo specificare, ecco. Vabbè, nella cultura pop il samba lo troviamo in ogni film ambientato durante il carnevale di Rio, quindi... Io ho finito, grazie per aver guardato, grazie a tutti i nuovi iscritti. Se ti va, puoi aiutarmi a far crescere il canale condividendo o commentando, che tanto per il momento è gratis. Come sempre in descrizione trovate i link per approfondire l'argomento. E se volete anche seguirmi sui social, trovate tutto in descrizione. E noi ci vediamo alla prossima. Hola a todos! Non fare la battuta. La moglie del Sambo! Ecco, l'ho fatta.